secondo i ritmi della natura. Non a caso c'è una leggenda che vuole che queste case siano esposte a sud, perché a nord, siccome c'era la possibilità che i predoni, i saraceni, facessero delle scorrerie, allora c'è una leggenda, mi pare, per la quale, secondo la quale i latronichesi, o meglio, non i latronichesi, le popolazioni autoctone hanno stabilito, hanno creato qui l'insediamento per nascondersi dai predoni. Di fatto qui ci sono i tempi della natura, c'è l'esposizione a sud. Oggi noi sentiamo parlare del sud come l'unico lato che viene premiato per gli incentivi sul fotovoltaico. In realtà qui l'avevano capito molto prima, che il lato sud è quello che riceve maggior luce per la maggior parte della giornata, e quindi sicuramente luce significa calore, significa stemperare le temperature rigide delle murature, significa tanto, significa calore, significa indubbiamente una valorizzazione anche del luogo. La risorsa naturale in questo caso viene fortemente valorizzata, fortemente capita, è quello che molto spesso a noi capita, no? Nella nostra professione qui viene ampiamente attuato. A noi spesso, quando un committente ci chiama, noi siamo attenti, cerchiamo di essere attenti ai suoi bisogni, ma molto spesso non siamo attenti ai bisogni del territorio. Qui vediamo che c'è un'attenzione al bisogno delle persone e al bisogno del territorio, perché l'insediamento si sviluppa con grande rispetto per il territorio. Una cosa importante pur da far notare è che in questa scalinata, in questa gradonata molto dolce, non c'è nessuno che si eleva più degli altri, nessuno toglie luce agli altri, quantomeno quelli che sono nelle parti più basse non si elevano rispetto a quelli che sono alla quota superiore. Questo perché tutti possono godere al meglio della luce naturale del sole. Diceva prima chi mi ha presentato, io appunto sono di Lagonegro, quindi opero in questo territorio da tanti anni, e nel 2000, per via del Giubileo, ho avuto il piacere di lavorare a questo complesso, pure benedettino dell'anno 1000, che è Santa Maria degli Angeli. È un intervento molto bello, molto particolare, e anche lì abbiamo avuto, mi sono trovato con a che fare con delle situazioni molto interessanti, molto intriganti, perché analizzando il manufatto abbiamo visto che questi padri, questa comunità basiliana, come del resto mi pare basiliana fosse anche l'origine di Sant'Egidio, questa comunità basiliana praticamente che si è insediata a pochi chilometri da Lagonegro, ha realizzato una struttura efficientissima dal punto di vista energetico, quindi per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse. Abbiamo visto che praticamente captavano l'acqua attraverso condotti sotterranei, prendevano l'acqua a monte, l'acqua la indirizzavano in un cortile esterno, vabbè, forse è un po' difficile indicare, comunque l'acqua fluiva in una prima cisterna all'esterno dove c'è un pozzo, tramite un sistema di vasi comunicanti andava nel chiostro centrale dove c'era un'altra cisterna. Anche lì un sistema di troppopieno portava l'acqua, sempre con condotti in pietra, sotterranei, in una cibbia all'esterno per abbeverare gli animali. Quando anche queste cibbie erano sature, l'acqua andava a perdersi nei terreni fino a raggiungere un ruscello sottostante. Quindi, veramente, studiando questi insediamenti del passato, noi troviamo una grande attualità, una grande modernità. E vediamo che effettivamente questa sostenibilità di cui tanto oggi si parla è un qualcosa che viene da lontano, non è un'invenzione nostra di oggi. Certo, se noi guardiamo bene queste case, queste situazioni, se pensiamo al clima rigido di Latronico, ci viene da pensare che magari queste sono case fredde. Sicuramente dal punto di vista dell'efficienza energetica sono case che non hanno prestazioni energetiche sicuramente importanti, no? È chiaro, ben vengano gli interventi tecnicistici, gli interventi tecnologici, quindi con materiali naturali, traspiranti, che diano la possibilità al vapore di trasmigrare dall'esterno all'interno e viceversa, tetti in legno secondo la tradizione, ben vengano anche, rispetto a quello che diceva il sindaco che mi ha preceduto, anche quegli interventi di
che altrove si chiamano crediti di cubatura, per esempio, no? In cui viene data la possibilità magari di realizzare dei tetti in legno proprio per economizzare, per risparmiare sull'uso dei suoli. Quindi sicuramente è importante l'aspetto tecnologico, tecnicistico del recupero, secondo anche certi criteri, però dobbiamo sempre tener conto che questo è un aspetto che concorre alla qualità, ma non è qualità. Quindi molto spesso all'università, nelle facoltà di architettura, ci hanno detto che l'architettura deve rispondere al binomio forma e funzione, ma appunto, come dicevo prima, questo dualismo forma e funzione non tiene conto dell'uomo. E qui vediamo che l'uomo è stato molto presente, sicuramente la presenza dell'uomo si percepisce fortemente. Il binomio forma-funzione quindi va bene per gli arredi, va bene per i mobili, ma non per gli immobili, perché gli immobili hanno radici nella storia e nella geografia, quindi negli uomini e nei luoghi. Le persone devono sentirsi a proprio agio nei luoghi e stabilire un rapporto affettivo con essi. L'architettura è percezione, emozione, affetto, e quindi è importante la dimensione affettiva che riusciamo a stabilire con l'architettura. Un uomo che perde la memoria è uno smemorato, non è più nessuno, non è più lui. Una famiglia in cui una persona arriva a casa e non riconosce più i propri genitori, i propri fratelli, non è più una famiglia. Una società che non ha più memoria è una società nulla, non è nulla, è una società arretrata, è una società ripiegata su se stessa, senza futuro. Perché le società non perdano memoria, bisogna quindi consentire che i luoghi permettano le condizioni di mettere radici. Questo significa progettare la sostenibilità nei nostri territori. I luoghi devono essere riconoscibili, ma non per la spettacolarità, che poi finisce. Una società deve mettere radici nei luoghi in cui si riconosce, e quindi il nostro compito, il compito di noi architetti, non è quello di essere inventivi, creativi a tutti i costi, stupefacenti, spettacolari. È fondamentale comprendere in quale direzione bisogna spingere. Quindi l'obiettivo è fare in modo che le persone si sentano a casa senza necessariamente ricorrere ad effetti speciali. Un cancello ben fatto, quindi, così come un portale ben lavorato, un'opera in ferro, o anche il fuscello di un formaggio, una tessitura di pietra, un legno, o anche una semplice pianta fiorita sul bordo di una finestra, così come anche gli intarsi nel legno, le lavorazioni particolari, sono tutte situazioni che danno armonia al luogo, e in questo modo si può migliorare la vita, la realtà in cui si vive, creando semplicemente armonia. Per progettare sostenibilità, quindi, dobbiamo cercare luoghi che ci fanno star bene, un luogo in cui ci sentiamo a casa nostra, perché soltanto così possiamo dare vita a luoghi di vita. E vi lascio con una frase dell'architetto inglese Christopher Day, che credo sia molto significativa. Si può dare e sperimentare benessere solo se si è coinvolti totalmente in ciò che si fa. Per questo le attività in grado di fornire questo benessere e quindi di far stare bene sono quelle che coinvolgono mani, mente, cuore, e il cui prodotto non ha ripercussioni, e il cui prodotto ha ripercussioni anche su chi lo userà alla fine del processo. Grazie. Grazie a Tibero Fucci, e passo la parola infine a Daniela Dutrario. Come faccio? Ci arrivo? Un attimo che ci organizziamo. Bene. Allora.
Allora, io buonasera, mi chiamo Daniela Lutrario e mi sento di iniziare ringraziando voi per tutta l'attenzione che ci avete dato. Io vi ho osservato e posso dire che ci avete proprio ascoltato e questo ci fa tanto piacere. Per questo vi dico grazie a nome mio e a nome di tutti gli altri che hanno partecipato con me a questa conferenza. E sono contenta di stare qui con voi, veramente tanto. Sono stata con voi sabato, oggi ho guardato il vostro paese, mi sono fatta una bella camminata, ho potuto ammirare tutte quelle piccole cose che voi curate, abbellite del vostro paese, e questo mi ha fatto capire, come abbiamo capito tutti, che avete una grande potenzialità e il gusto del bello che vi può dare quella spinta e quella motivazione alla ricerca veramente di stare bene, di godere la vostra vita in questo posto e di sentirvi parte del tutto. E veramente sono contenta, mi rifaccio un po' alle parole dei miei colleghi qui che hanno parlato prima, sono un po' emozionata, si sente dalla voce. E la vostra presidente ha parlato della qualità della vita, delle aspettative di vita e di quello che voi vi aspettate di buono per i vostri figli e per i vostri nipoti. Antonio ha sottolineato la parola partecipazione e mentre lui parlava io mi sono sentita descrivere che partecipazione vuol dire ognuno fa la sua parte nell'azione comune per distribuire equamente le risorse già disponibili dentro e fuori di noi per creare benessere in ogni aspetto della vita. E poi ringrazio Vincenzo e Tiberio perché loro ci hanno dimostrato che si può fare, quindi che l'azione crea e l'azione dipende da noi, dipende da quanto crediamo nel nostro potere personale, nel nostro poter fare e nel nostro voler fare. Io vi parlo di così perché mi interesso di life coaching e di automotivazione. La mia, diciamo così, attività principale è la scuola, insegno ai ragazzi del liceo scientifico e vi posso dire che da quanto ho scoperto che l'automotivazione è il motore della creazione dello stare bene insieme, lo insegno e lo spingo proprio nei miei alunni ogni giorno e questo mi fa stare bene nel mio posto di lavoro, mi fa sentire, diciamo, accettata e mi accetto per quello che sono. Quindi io vi invito a partecipare alla vita del vostro comune. Veramente vi invito di cuore perché credo in questo, nell'agire insieme. Anche se vi sentite diversi l'uno dall'altro, pensate che la diversità nell'unione fa una forza maggiore e che i vostri talenti sono il valore condiviso e la forza del gruppo è proprio questa, l'unione. Grazie anche all'amministrazione che ci ha invitato qui e a questa associazione di giovani, la Meglio Gioventù, il nome vi dice già tutto, hanno una grande voglia di fare, ci credono in quello che vogliono fare, sanno che possono farlo e quindi facciamolo tutto insieme. Grazie e vi auguro tanto benessere e tanta voglia di stare insieme tutti quanti. E adesso vi faccio una proposta, una proposta proprio di azione immediata, perché noi adesso ci sarà un buffet, giusto? C'è un buffet e poi prima di andare al buffet vogliamo diventare noi ascoltatori delle vostre proposte, di cosa vorreste qui che vi piacerebbe avere in più di quello che già avete e quindi meglio, e vi invitiamo a parlare perché noi siamo qui per ascoltarvi e ci fa molto piacere ascoltarvi. Grazie.
Grazie Daniela, noi diamo la parola al sindaco Fausto. Buonasera, solitamente il sindaco fa i saluti quando sta a un convegno, però io ringrazio volontariamente l'associazione pubblicamente, alla Presidente e al Direttivo per aver organizzato questa interessantissima giornata di cultura e di apprendimento per noi. E ringrazio questo fatto pure di avermi messo per ultimo, perché io ho udito e sapevo già che non avrei perso questa giornata per nessuna ragione al mondo. Infatti mi sono sbattuto 300 km per tornare urgentemente, ma quando mi hanno proposto questo convegno mi hanno detto dobbiamo invitare un comune virtuoso. Vediamo in Basilicata qual è. Io ho detto, guardate, da piccolo mi hanno sempre insegnato che bisogna farseli sempre con quelli migliori di te. Allora io in rete ho visto sempre questi sindaci, in cui uno è qui, Vincenzo Cenam, che secondo me è il sud, veramente il sud, quello dovrebbe rappresentare il sud, altri sono Marco Boschini, Domenico Pinimè, che ho seguito in rete. E da loro bisogna imparare, dalle loro prassi, da quello che loro sanno fare, da quello che loro dimostrano. Infatti noi, con la mia amministrazione, saremo e verremo a Viterbo perché non crediamo di saper fare, cioè di avere una grande inventiva. Possiamo fare, ma è chiaro che sappiamo fare anche guardando gli altri, nessuno ha la bacchetta magica. Ma i comuni dove le cose funzionano bisogna prenderne esempio. Io direi che queste persone qui dovrebbero essere in Parlamento loro, non quelli che ci sono adesso, che non hanno la realtà del paese. Sono infatti, molte volte loro escono fuori al report, escono fuori in quelle trasmissioni, con quegli editoriali dei giornali in cui li prendono come esempio, però poi in realtà ci troviamo a sbattere con un mondo diverso. E questo auguriamo che prima o poi li avremo in Parlamento. L'Atronico, come diceva Vincenzo, sono due mesi che l'amministrazione, fatta soprattutto di giorni, abbiamo preso in mano il comune. Della partecipazione stiamo facendo la nostra bandiera, non soltanto con mezzi, ma abbiamo intenzione già il 22 agosto di fare un'assemblea aperta ai cittadini in cui facciamo i nostri primi 100 giorni, non soltanto informiamo, ma vorremmo avere anche suggerimenti, critiche e ogni due mesi fare questo monitoraggio, perché oggi la politica, soprattutto nei paesi, per fortuna ancora si riesce a legare tramite il coinvolgimento, la contaminazione, come diceva Vincenzo, e tramite la connessione. Perché purtroppo i partiti, quello che erano, non sono più, io sono uno proprio contrario a come sono fatti i partiti adesso, sono superati. Il partito è visto come il vecchio partito dove uno partecipa per andare a pretendere qualcosa di personale, non per me. Quindi in questo momento la più grande possibilità è quella di far partecipare più gente possibile nelle cose. Perché questo? Perché se si innesca un percorso virtuoso, quello che noi, l'amministrazione nostra, cercheremo di fare, si faranno delle scelte impopolari. Allora, questi comuni, e Vincenzo non l'ha detto, dopo quando è stato commissariato, ha vinto, non so la percentuale precisa, ma ha rivinto le elezioni con più dell'80%, quindi dimostrava che anche se stava facendo scelte nel momento impopolari, hanno avuto questo successo. Tutti questi sindaci hanno un successo con la popolazione forte, e noi parliamo di un paesino della provincia di Caserta, non è che parliamo. Quindi significa che dalle piccole cose si può cambiare, bisogna avere coraggio. E noi questo dobbiamo mettere qui in atto. Quindi che cosa fare? Cercare di iniziare a fare un programma di dirci questo paese che noi vogliamo fare. Noi un'idea ce l'abbiamo, un'idea però credo che dobbiamo sempre approfondirla e dobbiamo prendere suggerimenti. Magari pure stasera potrebbe arrivare qualche suggerimento. Ed è quella lì della città del benessere, che non è uno slogan. Noi vogliamo fare la città del benessere in questi 5 anni, che è la città che lega le terme, perché qui è posto termale, dove abbiamo la fortuna di avere una risorsa termale e dal punto di vista medico molto, molto positivo, e in cui legare questo benessere, oltre la medicina estetica, la chirurgia estetica, tutto ciò che è benessere, anche a un benessere dell'alimentazione, a un benessere, come diceva Vincenzo, il fatto dell'acqua, che è un progetto che certamente dovremo approfondire, come i prodotti tipici, come i locali, avere i ristoranti che sappiamo che sono certificati dove si mangiano i prodotti tipici, cioè avere una zona franca del benessere, che non diventa più slogan ma diventa anche un attrattore. E quindi per fare questo bisogna certamente coinvolgere la popolazione intera, perché se poi lo dicono gli amministratori, non viene fatto nei fatti, è inutile perdere tempo.
perché una popolazione si va avanti quando si ci crede tutti insieme. Allora, ognuno si deve prendere la propria responsabilità e capire che oggi fare anche negare qualche cosa, anche io sentì fatto il consumo suolo, adesso stiamo approfondendo anche il regolamento urbanistico, abbiamo anche il tecnico che è presente, che ringrazio per essere venuto qui. In questi giorni noi dobbiamo approfondire tante cose, forse anche fare delle scelte forti, però serviranno nel futuro, perché purtroppo per fare, io prendo sempre la frase di De Gasperi, quello che diceva, un buon politico, cioè un cattivo politico, è quello che pensa alle prossime elezioni, uno statista è quello che pensa alle prossime generazioni. Noi siamo un'amministrazione giovane, abbiamo la responsabilità che se sbagliamo, sbagliamo soprattutto per noi, e perché purtroppo tra 30 anni, tra 40 anni, stesso noi ci vedremo che cosa abbiamo combinato. Quindi per questo meglio fare condividere delle scelte forti, ma veramente che siano condivise con la popolazione e che ci sappiamo dove andiamo a finire. Tra queste abbiamo visto, proprio in questi giorni c'è anche l'assessore Castellano, ha mandato una lettera, che ringrazio che è in sala, ha mandato una lettera a tanti cittadini di Latronico per capire tutte le case abbandonate, ci sono tanti fabbricati e case abbandonate al centro storico di Latronico, e stiamo facendo un monitoraggio, ho mandato questa lettera per chiedere ai cittadini cosa ne vogliono fare, la vogliono affittare, la vogliono vendere, la vogliono cedere, la vogliono... E adesso ci aspettiamo proprio dai cittadini una risposta. Perché c'è questo sollecito? Perché poi in base a questi dati che riusciamo a raccogliere, sappiamo poi come metterli, perché ci sono già degli investitori, e questa è una fortuna, che siamo riusciti, qui la Trona ha avuto un problema sempre di posti letto. Finalmente la regione Basilicata, che aveva in proprietà 4 alberghi fatiscenti, li aveva messi in vendita. E sono venute anche una cordata di russi che ha risposto a questa, per l'acquisto, e che sono intenzionate anche a investire. Quindi in questo momento si potrebbe creare uno sviluppo abbastanza forte. Allora recuperiamo questi fabbricati, mettiamoli, abbiamo visto, l'assessore è andato anche a San Basilio, il comune, quello che già è partito per prima una casa per San Basilio. Stiamo vedendo tutti questi comuni attorno dove già queste cose sono state fatte, recuperando questo, portando avanti questo progetto e facendo semmai magari più di queste iniziative, noi crediamo che da qui a 5 anni, se forse in futuro lo vedremo, qualcosa alla Trolli si potrebbe muovere, cioè si potrebbe almeno creare una curiosità e cercare di creare uno stimolo ai cittadini. Quindi su questo andremo avanti come amministrazione. Ringrazio voi per questa occasione che ci avete dato. Vincenzo, lo ringrazio personalmente, già gli dicevo, noi parteciperemo a Viterbo con i nostri progetti e vogliamo da loro dei suggerimenti, perché quando c'è una persona capace e si vede, bisogna da loro prendere i meglio. Noi vi staremo vicini, vi staremo ai fianchi per capire come potreste aiutarci. E certamente la Tronica ha bisogno anche di portare tutti questi sindaci, questi qui nei nostri posti, perché insieme potete portarci solo idee che noi possiamo poi trasformare in pratica. Grazie. Una cosa che volevo aggiungere in chiusura, come è stato anticipato da Daniela, dopo il breve buffet che ci sarà ora in chiusura, insomma, di questa prima parte, verranno organizzati dei tavoli di partecipazione ai quali chi vuole dare il proprio contributo può farlo contribuendo idee, proposte, iniziative che poi nei prossimi mesi insieme all'amministrazione verranno prese in considerazione, sviluppate, analizzate, in modo tale da iniziare a fare qualcosa di concreto che possa permettere a tutti voi di iniziare a vedere dei risultati. Quindi vi invitiamo caldamente a partecipare subito dopo aver mangiato qualcosa, e ci saranno dei tavoli che saranno organizzati all'esterno, e per ogni tavolo saranno individuate delle tematiche proposte da voi che verranno poi discusse insieme. Sì, se volete poi già durante il... Ok, se c'è qualcuno di voi che ha un'idea o comunque un tema che gli sta a cuore, che ritiene essere particolarmente urgente o importante in questo momento, può già iniziare a lanciare, insomma, la propria idea. Qual è una cosa che vi sta a cuore? La signora... Ci sta quella signora laggiù che mi sorride. Si
consente di proporre un tema da portare ai tavoli che vogliamo organizzare dopo il buffet. Sicuramente c'è qualcosa qui all'Atronico che volete migliorare o volete introdurre, magari qualcuna delle idee che magari sono state portate anche dal sindaco di Camigliano, insomma è il momento questo per iniziare a lanciare qualche proposta. Sì, qualcuno dell'associazione magari può rompere il ghiaccio. Carlo. Secondo me siamo un po' presi alla... Dai, la gente è un po' presa alla sprovvista per questa domanda, però ci sarebbero tante idee da... come Camigliano, ad esempio sui rifiuti si potrebbe sicuramente migliorare qualcosa, però sta tutto... Allora, secondo me l'esempio di Camigliano sui rifiuti potrebbe essere un punto di inizio, un punto di partenza e ho sentito tutte le tue cose che ho letto, anche ho ascoltato la tua intervista su Facebook, la trasmissione Rai 3, quella di Report, e ho visto che sei stato molto, molto anche coraggioso quando si è parlato della cava, quando si è parlato di tutte queste dei rifiuti, della risoluzione sulla questione rifiuti. Vorremmo lanciare inizialmente magari questa idea e anche con il vostro aiuto. Credo che l'Atronico potrebbe essere tra i promotori e non subire quello che tra qualche anno la Basilicata potrebbe subire. Io credo, per quel poco che mi sono informato, che qui impianti di compostaggio non ce ne stanno e come a noi. Allora, pensate a una cosa, che l'umido è il 35-40% di quello che sta nel sacchetto dei rifiuti, quindi non avere impianti di compostaggio significa che noi quasi tutto lo portiamo oggi in discarica, e dico oggi in discarica, ma tra qualche anno voi vi troverete un inceneritore e lì inizieranno le vere battaglie come stiamo facendo nella nostra regione. Quindi è ben delineata anche la linea della Basilicata. Voi arriverete a bruciare i rifiuti di questo passo. Non creare impianti di compostaggio significa... Ci sono due inceneritori. Ah già? Uno si chiama Felice e l'altro hanno aperto e chiuso, non si capisce perché, a Potenza, ma vorrebbero riaprire. Ce ne sono due. E secondo gli ultimi dati ISPRA, la Basilicata in termini differenziata è al quart'ultimo posto in Italia. Meno del 15% di rifiuti differenziati. Lo dico, perché quanto si è bravi senza impianti di compostaggio, ma bisogna essere bravi per arrivare al 23-24%. A Carpinetto di Lauria c'è una discarica aperta che è costata €1 milioni, subito chiusa, e ci hanno trovato il benzene e il toluene che non si capisce come ci è arrivato. Potrei continuare, ma mi ma è quello che noi viviamo nella nostra regione, quindi per questo insomma lo sappiamo benissimo. Quindi si potrebbe, partendo dall'Atronico, contaminando i comuni del Lago Negro, insomma, di questo territorio, a chiedere impiantistica che prevedono il recupero di materia piuttosto che il recupero di energia. Voi sapete benissimo, insomma, che le leggi nazionali vanno nella direzione di incentivare gli inceneritori o i gassificatori, come li vogliono chiamare, ma sempre inceneritori. Tanto è vero che l'ultimo decreto che è uscito 15 giorni fa prevede un incentivo per l'energia prodotta dagli inceneritori che è superiore a quello del fotovoltaico. Quindi capite bene qual è la direzione nazionale. Invece noi dobbiamo cambiare rotta, noi dobbiamo pretendere
che dai rifiuti può nascere qualcosa, cioè non abbiamo nessun diritto di decretare la morte di questa bottiglia, perché questa bottiglia potrebbe avere un ulteriore riutilizzo. Basta improntare innanzitutto impianti di separazione della frazione secca, in modo si può arrivare tranquillamente a occhi chiusi, anche con una minima raccolta differenziata, a separare, a recuperare il 90% di quello che noi mettiamo fuori casa del sacchetto. Poi accanto a questo è chiaro che ci vuole una riconversione industriale, far sì che quella che noi chiamiamo rifiuti, ma in realtà è materia prima e seconda, la riutilizziamo nella produzione di beni, quindi creare occupazione. Ma in questo, dov'è il difetto di tutto questo? Che in questo modo facciamo economia diffusa, mentre loro vanno per l'economia concentrata, quella degli inceneritori, quelli dei grandi impianti fotovoltaici. Mettiamo qua, abbiamo quattro tavoli. Sì, sì. Maurizio Bolognetti, che è uno dei che sta facendo un sacco di battaglie ambientaliste in Basilicata, quindi. Poi dopo ci sentiamo, perché ha detto un sacco di cose interessanti che vanno, vale la pena approfondire. Ho detto, ma giusto perché hai sottolineato un aspetto importante. Credo che tu abbia toccato un tasto dolente che c'è in questa nostra Italia, che è quello dei CIP 6. Forse farebbe bene spiegare che è una cosa incredibile, perché nel 92 copiamo una legge tedesca per incentivare le energie alternative, solo che l'accorto e astuto legislatore italiano aggiunge una parolina piccola piccola, assimilate. E così dal 92 in poi, in effetti con i CIP 6, noi stiamo finanziando con oltre il 70% di quei soldi, finiscono ai petrolieri e a chi incenerisce i rifiuti. Nel 2011 Moratti, per la Star Lux, credo si chiama, Sarroc, ha preso 430 milioni di euro. Garrone ha preso circa 400 milioni di euro, solo nel 2011. Il Brigilio adesso in campagna. E quello poi Bassolino, ma ne parliamo tra poco magari, perché mi fa piacere se vuoi intervistarti per Radio Radicale. Ci ha fatto l'Inter. Esatto, no, ma ci ha pagato l'Inter. Interessato da oggi. Quindi il primo tavolo sarà quello dedicato al tema dei rifiuti. Volendo ritornare alla proposta che ha fatto il sindaco prima, quindi l'atronico città del benessere, c'è qualcuno di voi che magari ha qualche idea, qualche proposta, qualche iniziativa che può essere utile per sviluppare questo progetto? Buonasera a tutti. Io prima di esporre la mia riflessione devo chiedere il permesso alla Presidente di poter parlare, perché non si sente? No. Perché io alle 20 devo andare via, quindi poi non posso partecipare eventuale dibattito. Non mi sembra corretto esporre una riflessione e non partecipare poi al dibattito. Non so se posso fare lo stesso. Sì. Mi scuso con tutti perché alle 20 devo andare al Lago Nero per un impegno con persone amiche. Allora do questa riflessione e poi ne fate l'uso che crederete. Dunque, io spero che da questa conferenza, da questo incontro, per il quale mi complimento molto con l'associazione, sono queste le cose che secondo me danno motivo d'esistere alle associazioni sul territorio, nasca in tutti noi e anche nell'amministrazione, mi scuso per le spalle, mi metto qui così non do le spalle a nessuno, la consapevolezza, dalle parole degli illustri ospiti che hanno parlato, la consapevolezza che il rapporto con l'ambiente richiede un approccio non superficiale. È necessario che tutti noi guardiamo non il dito che indica la luna, ma la luna. Anche gli amministratori, ripeto. E allora un tema che a me sta molto a cuore, uno dei temi che a me sta molto a cuore, del quale ho dibattuto spesso anche con l'attuale sindaco, anche quando era assessore, è proprio il rapporto con l'ambiente nel senso letterale del termine, lasciamo perdere il rapporto con gli animali. Lo hanno detto gli oratori, noi abbiamo delle risorse delle quali non ci accorgiamo probabilmente e spesso manifestiamo il desiderio di fruire di queste risorse con metodi che nelle zone dove hanno meno di noi
ma hanno un altro approccio all'ambiente, non esterebbero a definire quantomeno discutibili. Forse abbiamo bisogno di recuperare o di acquisire, se non l'abbiamo mai avuto, un rapporto corretto con la natura. Non c'è niente da inventare, ha detto qualcuno, è vero, ma c'è molto da riflettere. Allora a me piacerebbe che l'amministrazione, appoggiata dall'opinione pubblica, finalmente rifuggisse da progetti frettolosi, probabilmente popolari, ma che poi si rivelano fallaci. E di queste settimane mi dicono la notizia che un progetto che solo 2 anni fa aveva suscitato l'entusiasmo della popolazione e chi osava obiettare era un reietto, era il solito bastian contrario. E adesso mi dicono che dopo 2 anni questo progetto è finito. Pare anche con conseguenze pesanti per il comune. Perché quando ci rapportiamo all'ambiente, forse ragioniamo con la logica del villaggio turistico, forse ragioniamo con la logica della vita di tutti i giorni. Allora forse dobbiamo rifuggire dai miti che ci hanno guidato in questi anni. E forse dobbiamo vedere nell'ambiente non solo una risorsa economica, che può esserci non certo fruendone come se fosse un villaggio turistico, ma anche una risorsa per il nostro benessere. Perché l'ambiente che abbiamo attorno a noi può darsi anche che non diventi mai una risorsa turistica, di sicuro non lo diventerà mai se l'ambiente diventa un luogo dove i mezzi a motore possono scorazzare liberamente. Non diventerà mai. È una leggenda la storia che anche in Trentino le strade arrivano sulle montagne, è una leggenda. Basta fare un paio di vacanze nelle aree protette. Io non sono un esperto di questi argomenti, ma ho fatto vacanze nel parco del Gran Paradiso, nel parco dell'Abruzzo, scusate se è poco. Basta fare una vacanza senza essere esperti per capire che le strade non arrivano sulle montagne. Le strade arrivano ai margini delle aree turisticamente interessanti. Perché dove arriva l'area turisticamente interessante è tale perché lì c'è il suono della natura, non il rombo dei motori. Non è turisticamente interessante un'area perché ci arrivi comodamente con l'auto, scarico bagagli e bagattelle, faccio il picnic e me ne torno. No, quella non è un'area turisticamente interessante. Quell'area dove posso arrivare comodamente con la macchina può fungere da supporto all'area turisticamente interessante. Non c'è bisogno di essere esperti di turismo per capire questo, basta farsi una vacanza nei luoghi dove il turismo ambientale ha diritto di cittadinanza. Ecco. Allora, se noi come opinione pubblica facciamo sentire all'amministrazione che se rispetterà l'ambiente, come finora non si è fatto, e quindi le risorse che abbiamo cercherà di valorizzare innanzitutto per noi, ma per farcele vivere, non per farcele distruggere, noi li